Il canto si apre con Dante che, dopo aver ascoltato la spiegazione di Beatrice sull'origine delle macchie lunari, si accinge a rivolgersi a lei. Tuttavia viene distratto da una visione improvvisa. Figure di spiriti pronti a parlare, così evanescenti da sembrare riflessi sull'acqua. Dante, ingannato da questa apparenza, si volta per cercare le figure reali dietro di sé, non trovando nulla. Beatrice sorride di questo errore e spiega che quelle sono anime reali, collocate in questo cielo per non aver pienamente rispettato i loro voti religiosi. Dante si rivolge quindi all'anima che sembra più desiderosa di parlare. Questa si rivela essere Piccarda Donati, sorella di Forese Donati, un amico di Dante menzionato nel Purgatorio. Piccarda spiega che lei e le altre anime in questo cielo sono beate, ma occupano il grado più basso di beatitudine a causa dei loro voti non completamente adempiuti. Il poeta chiede quindi se loro desiderino un grado più elevato di beatitudine, e Piccarda risponde che la carità che le anima le rende completamente soddisfatte della loro condizione. Spiega che desiderare una posizione sarebbe contrario alla volontà di Dio, cosa impossibile in paradiso. La beatitudine, secondo Piccarda, consiste proprio nell'adeguarsi pienamente alla volontà divina. Dante, compreso questo concetto, chiede a Piccarda quale sia stato il voto che non ha portato a compimento. Lei racconta di essere stata una clarissa, seguace dell'ordine fondato da Santa Chiara d'Assisi. Da giovane aveva preso i voti monastici, ma fu rapita dal convento e costretta a una vita diversa da uomini più usi al male che al bene, alludendo probabilmente a un matrimonio forzato. Piccarda indica poi un'altra anima accanto a lei che ha vissuto un'esperienza simile. Si tratta di Costanza d'Altavilla, madre dell'imperatore Federico II. Anche lei fu costretta a lasciare il convento, ma rimase fedele in cuore ai suoi voti monastici. Dopo aver parlato, Piccarda inizia a cantare l'Ave Maria e svanisce gradualmente, come un oggetto che cade nell'acqua profonda. Dante cerca di seguirla con lo sguardo il più lungo possibile, poi si volta verso Beatrice. Tuttavia, lo splendore di Beatrice è così intenso che inizialmente abbaglia Dante, rendendo il poeta più esitante nel porre ulteriori domande. Passiamo adesso alle tematiche del canto che introduce la prima schiera di beati incontrati da Dante nel cielo della Luna, con Piccarda Donati come figura centrale. Questo è stato preannunciato nel Purgatorio dal fratello di Piccarda, Forese. Dante inizialmente non riconosce Piccarda, giustificandosi con il fatto che l'aspetto dei beati è diverso da quello terreno. Gli spiriti in questo cielo, definiti difettivi perché non hanno completamente adempiuto ai loro voti in vita, appaiono come immagini evanescenti, paragonate a riflessi sull'acqua o a perle bianche su una fronte candida. Questa rappresentazione eterea si inserisce in un più ampio uso di metafore acquatiche nel paradiso. Beatrice spiega che questi spiriti sono nel cielo più basso per manco di voto, anche se chiarirà successivamente che tutti i beati risiedono nell'Empireo e appaiono nei vari cieli solo per illustrare la gerarchia celeste a Dante. Piccarda, rispondendo alle domande di Dante, spiega la legge che governa i diversi gradi di beatitudine in paradiso. I beati ardenti di carità sono perfettamente allineati alla volontà divina e non desiderano una posizione diversa da quella assegnata loro da Dio. Il discorso di Piccarda è caratterizzato da un linguaggio filosofico preciso, con l'uso di termini tecnici e latinismi, riflettendo le teorie tomistiche sulla gradazione della beatitudine. Piccarda racconta poi la sua storia personale, rivelando di essere stata rapita dal convento e costretta a sposarsi contro la sua volontà. La sua narrazione è priva di rancore, dimostrando il distacco dalle vicende terrene tipico dei beati. Piccarda menziona due figure esemplari, Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'ordine a cui si era votata, e Costanza d'Altavilla, madre di Federico II, presentata come un'altra anima che ha subito un destino simile al suo. L'inclusione di Costanza in paradiso, nonostante le controversie storiche, sottolinea l'idea dantesca che la salvezza non è necessariamente legata alle vicende terrene o ai giudizi della Chiesa. Il canto si conclude con Dante che, abbagliato dallo splendore di Beatrice, diventa esitante nel porre ulteriori domande.
Questo prepara il terreno per i canti successivi, dove Beatrice affronterà i dubbi di Dante sull'inadempienza dei voti e sulla reale collocazione dei beati in paradiso.